Ciao a tutti ragazzi, io sono Mirko e siamo a bordo della nuova Megane E-Tech. Che macchina ragazzi, ho avuto l'occasione di usarla un paio di giorni e quindi faccio questo breve video dove ve ne parlo un po'. Allora, la cosa che mi è assolutamente piaciuta di più è la possibilità di personalizzare la dinamica di guida di questa auto. Ci sono quattro modalità di guida. Ora stiamo andando in comfort, dove la macchina è, diciamo, un assetto molto morbido, assorbe bene, ma questa è messa anche bene. Comunque qui nella bassa bresciana le strade lasciano molto a desiderare. Comunque è un assetto molto morbido, tranquillo, anche il motore non spinge tanto, è proprio comfort. Poi abbiamo la Eco, dove la macchina consuma il meno possibile, infatti abbiamo pochissima potenza, così ero giù tutto. E ho notato che la macchina è limitata a 115 km/h, quindi diciamo che è la modalità perfetta da usare tutti i giorni, da usare sempre, perché comunque in paese limite 50 km/h, sulle stradoni 90 km/h. Quindi diciamo che Eco è veramente la modalità perfetta, perché sembra di guidare più o meno un'auto con un convertitore di coppia. La mappatura del pedale è molto 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 docile, lo possiamo premere fino a metà e l'auto non dà nessun strattone. È veramente molto molto efficiente, bella. Però attenzione, queste due modalità, comfort e eco, l'auto comunque non perde la sua reattività. Sì, lo sterzo è un po' più morbido, ha una reazione un po' ritardata, un po' più morbida, ecco. Non ha uno sterzo così tagliente, per esempio, come la modalità sport. È molto tranquilla. Come ripeto, la modalità perfetta per usare l'auto everyday. Poi passiamo alla sport. La modalità sport ovviamente è quella che mi è piaciuta di più per il punto di vista dinamico, perché il pedale dell'acceleratore diventa veramente extra sensibile. Cioè, se io mi premo con le due dita il ginocchio, l'auto accelera. È veramente sensibile ad ogni micromillesimo del nostro piede. Bellissima modalità se ci piace avere un'auto super scattante, se ci piace avere un'auto super controllata, diciamo, dall'estremo. Super controllata all'estremo. Dopo, inutile dire che l'auto diventa più diretta rispetto alle altre modalità, inutile dirlo, stiamo parlando della modalità sport. Poi abbiamo la modalità, qua c'è scritto perso, ma in realtà è la modalità personalizzabile, ovvero possiamo configurare come vogliamo la reazione del motore, la servoassistenza, ovvero come si comporta lo sterzo, e la dinamica del veicolo, che sarebbe l'assetto, che adesso è impostato su sport. Non la cambierò perché ora stiamo riportando la macchina in concessionaria e quindi la lasceremo così. Infotainment non l'ho provato molto, però come potete vedere la prima recensione su YouTube di questa macchina, l'interfaccia è molto 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 definita e super fluida. Come potete vedere anche qua, il tachimetro della potenza è veramente super fluido, bellissimo. Parlando un po' di come si comporta la macchina sulle strade, allora, per quello che ho provato, come vi dicevo prima, nelle nostre strade della bassa bresciana, devo dire che con l'assetto comfort si assorbe bene le buche, ma comunque non diventa un assetto extra morbido. Le assorbe sicuramente, non è come un SUV gigante altissimo, le senti veramente poco le buche e l'asperità del terreno. Con questa qua invece comunque si sentono, ma comunque va bene così, perché sennò la dinamica dell'auto sarebbe troppo diversa e inizierebbe a rollare veramente tanto, anche di beccheggio. Già di beccheggio in accelerazione
c'è tanto beccheggio, devo dire che c'è tanto beccheggio. La macchina si corica tantissimo sul posteriore e quindi di conseguenza ha un anteriore molto molto alleggerito. Le ruote anteriori sono molto molto alleggerite quando diamo giù full gas. Però ecco, devo dire che un assetto comfort così è molto molto soddisfacente. Nonostante le strade siano brutte, ecco, non è una mattonella, non è una mattonella. Non è anche super morbida e non è super elastica, diciamo, soprattutto perché ha tutto il pacco batterie sul fondo della vettura, quindi la macchina resta un po' più, sicuramente resta piantata, ecco, perché ha questo peso distribuito tutto il basso, un baricentro basso. E un peso super distribuito. Che dirvi? Oltre a queste quattro modalità di guida, mi è piaciuto veramente tanto la possibilità di mappare la rigenerazione della frenata. Infatti, potete vedere qui ci sono le palette, un po' come cambio automatico, no? In realtà queste non sono palette per il cambio, ma sono le palette che vanno a regolare l'intervento, diciamo, di rigenerazione di frenata. Se andiamo tutto a destra, la rigenerazione di frenata è scollegata, quindi è come guidare un'auto termica, è come guidare un'auto in folle. Ok? Invece se noi la mettiamo al massimo, vedete che l'auto frena, ma io non sto frenando. Io non sto frenando. Così praticamente è diventata un'auto che si guida one pedal. Quindi capite che giocando con il multisense, comfort, sport, quello personalizzato ed eco, capite che oltre un attimo che non sono abituato, io la guido sempre con una tacca di rigenerazione, mi piace così. Quello che voglio dirvi è che abbiamo quattro modalità. Prima che si interrompesse la registrazione della Mi Action 2, vi stavo spiegando che Megane E-Tech ha quattro modalità di guida del multisense, ma anche quattro mappature della frenata rigenerativa. Questo vi permette di cucirvi letteralmente addosso la macchina. Potrete adattarla al vostro personale stile di guida e alla dinamica di guida che vi piace di più. Vi consiglio infatti di prenotare subito un test drive in una delle nostre sedi, perché è una macchina veramente interessante. Grazie per aver visto questo video, ragazzi, e ci vediamo al prossimo.